una campagna elettorale che faremo all'insegna della restrizione delle opportunità. Delle opportunità, perché se quando la comunità europea mette un vincolo a 1000 di emissione, di regola, tu lo metti a 1100 perché sei il più togo, cioè non è che sei il più togo, stai dicendo ai tuoi che per competere, che già fanno fatica, guardate in agricoltura. Oltre un po', se vai a Mantova, gli spandimenti sono consentiti per il doppio di orario e terreni. Ora, può anche essere giusto, noi facciamo la battaglia per preservare l'ambiente e limitiamo gli spandimenti. Col fatto che le nostre porcellane si trasferiscono di là, che l'inquinamento dell'aria e dell'acqua non lo tieni, non rimane in Lombardia, no? Cioè, allora, da questo punto di vista, siccome il tema è serio, non ci può essere un cedimento all'utilizzo del suolo, emissione. Però devi stare un impianto di regole condiviso, altrimenti i tuoi pagano il prezzo due volte. Hanno regole costose che le azzoppano sul mercato. E l'altra cosa che stiamo dicendo, noi non siamo quelle che alle imprese gli promettiamo un euro in più, perché non si prendono in giro gli elettori, i cittadini. Noi ci impegniamo a fargliene pagare un in meno se ce la facciamo. E con noi finanziamenti a pioggia, contributi a fondo perduto, risorse per Tecnopoli nei quali l'innovazione e la ricerca non viene fatta, le chiudiamo e se ce la facciamo gli facciamo pagare il 10% di IRAP in meno. È più serio, credetemi. Perché io sogno una regione che non mette le braghe al mondo, non entra nella vita dei cittadini e alle imprese gli dice proviamo a correre più forte. Perché guardate che l'innovazione è un fattore di competitività per le aziende. Non ci si trova tutti al bagno Matteo a ricercare il miglior materiale più resistente con quello che puoi fare le piastrelle. Perché se lo scopro prendo pezzi di mercato ai miei concorrenti. E la storia recente, anche qui senza demonizzarla, ci insegna che molti centri di ricerca sono diventati centri di servizi, cioè certificano le procedure, quelle regole alle quali le aziende sono tenute, di processo, di emissione, di smaltimento. Bene, però diciamocelo prima, perché se spendiamo soldi pubblici per fare dei centri che certificano, lascio alle imprese i soldi, si fa la loro certificazione e si riduce la spesa pubblica. Questo è un punto centrale. C'è una sfida che lanciamo anche per la Romagna. Allora, guardate, qui c'è un tema, no? Dopo 15 anni di presidente romagnolo, ci sono dei candidati, tutti emiliani, a parte Balzani, adesso poi vediamo come ci si ferma, ma ovviamente la competizione sarà tra noi e Bonaccini. Vorrei andare oltre un dato simbolico, che è quello di partire in Romagna, concludere in Romagna. La differenza la fa la nostra storia, il nostro cammino. Matteo non diventa presidente da solo, diventa presidente con una rappresentatività forte data dalla vostra presenza. E questo va enfatizzato. La Romagna porta a casa il presidente perché Matteo non ha una storia sua personale, non ha un'ambizione sua personale, è la nostra ambizione di dare centralità alle nostre proposte. E sul tema del turismo stiamo riprendendo quello che abbiamo costruito per Damiano solo pochi mesi fa, che sono tre aspetti. Il primo, anche qui, siccome non abbiamo soldi per dire come fanno in Trentino che gli diamo l'80% della progressione alberghiera, gli possiamo dire che siccome lanciamo la sfida dal turismo balneare al turismo 360 gradi, dalla città balneare alla città turistica, e avremmo l'ambizione di beccarci, non dico i milioni di persone dell'Expo, ci basta qualche centinaio di migliaia, ma per fare questo devi costruire un'idea. Che si va a Venezia per il fascino, a Roma per la storia, poi c'è un posto al mondo dove l'ospitalità non ha uguali, perché è la terra dell'accoglienza, perché non solo perché c'è il mare, perché è la riviera, perché come si sta qui non si sta da nessuna parte, perché quello che trovi qui, le persone. Allora, se vogliamo costruire questo, dobbiamo riconvertire un po' di strutture che non siano solo finalizzate alla famiglia con due bambini non tanto alti, potrebbe essere la mia, o al tedesco che viene sempre meno. Ma devi guardare al turismo d'affari, al turismo d'arte, al turismo legato alle grandi manifestazioni internazionali. E siccome non abbiamo soldi, anche qui la leva è la defiscalizzazione. Perché chi crea più mercato, chi crea più occupazione, deve avere un premio comunque. Quell'atteggiamento virtuoso deve avere un riconoscimento fiscale. Secondo, io vorrei superare questo approccio
all'area vasta. Cioè la discussione, fine del policentrismo, Bologna capitale versus area vasta è sbagliata. Bologna ha l'area metropolitana, la Romagna è una città metropolitana, è un'area metropolitana che non vuol dire solo riorganizzare un po' i servizi sanitari, ma vuol dire pensare alla dinamica delle persone, della loro mobilità, della loro cura, dei loro investimenti, dei loro servizi e delle imprese. Guardate, qui c'è anche il risvolto complicato. Io credo che nuove società fieristiche non si reggano più. Perché se vogliamo fare la fine degli aeroporti, non ne discutiamo. E io so che dire queste cose si va a discutere anche se a Cesena con il McFruit, con una sola grande manifestazione argentina. Però possiamo fare i presidenti che fanno passare 5 anni o quelli che salvano la grande storia, la grande capacità di questa regione. Oggi cosa succede? Anche qui non è che c'è bisogno di fare gli economisti, vai dentro ad un'impresa che prima faceva 6-7 manifestazioni fieristiche, aveva a disposizione delle risorse, oggi ne fa una. Ma la vetrina non si mette dove il mercato non tira, dove non c'è passeggio. E il mercato interno di questo paese, i consumi interni, non c'è bisogno che la racconto io, la vetrina non la metto in Italia, la metto a Berlino, anzi la metto in India e negli Stati Uniti, anzi la metto in Brasile. Questo sta accadendo anche di aziende medie, non di delle grandi aziende. Soprattutto in un player come quello regionale che è frammentato, con società diverse, che deve resistere alla cannibalizzazione dell'unico polo fieristico dentro questo momento a Milano, e se vogliamo avere un'interlocuzione serve una società fieristica. E questa proposta qua io sono per farla in maniera esplicita, anche perché, ripeto, la fine segnata è quella degli aeroporti. Faccio questo esempio sul tema delle concessioni, che non mi sfugge, è un tema delicato, non si regolamenta da Bologna, c'è la Bolkestein comunitaria, però io sto facendo una battaglia sulla concessione per l'auto Brennero, adesso che ce ne frega, noi dobbiamo dire ce ne frega, perché l'auto Brennero, legato alla proroga della concessione, al mantenimento degli impegni di fare due grandi investimenti, tre, una è la Cispadana, l'altra è la Ferrara Mare, e Autobrennero, come fanno tutte le persone, dicono: se mi danno garanzie che per 30 anni ho la concessione, mantengo fede agli investimenti, se no qui ci sono le chiavi, ve li fate voi. E per me, prima delle regole e delle gare, vengono le opportunità per il mio paese. E sto andando da Lupi in Europa e da Renzi a spiegargli che le gare le faremo una volta che abbiamo mantenuto gli investimenti che sono in pancia a questo soggetto, perché le abbiamo provate per tutti. Io sui bagnini, sugli stabilimenti balneari faccio lo stesso ragionamento. Le gare le faremo una volta che due condizioni. La prima, chi ha investito, chi ha scommesso, chi sta gestendo è dentro di una sostenibilità industriale. La seconda, io sono ancora più rigido, io non porto via un settore produttivo per le mie famiglie, le mie imprese e i grandi player che riducono l'occupazione, investono meno. Guardate, non si può pensare che in relazione al rispetto di regole che ci siamo dati noi assistiamo impotente alla distruzione dell'opera. Adesso non la enfatizzo, non mi sfugge che c'è un tema di convivenza, di fare opportunità, però noi non possiamo pensare che tutte le famiglie coinvolte in questa quotidianità, in questi investimenti, in questo... L'Italia non è la Germania, che ha 5 grandi asset che danno occupazione al 65% della popolazione. Noi siamo un formicaio di famiglie, di cofiniere, di piccole imprese, di manutenzione del territorio, di piccoli impianti, di cogenerazione. Cioè l'Italia è così, tant'è vero che quando è che ci siamo bloccati? Tetto agli investimenti pubblici, patto di stabilità, non si scopre più neanche una buca, è tutto quello che ha voluto dire. Perché noi purtroppo, diciamoci la verità, possiamo sbloccare le infrastrutture, ma non sappiamo così, no? È chiaro a tutti. Allora, se è vero che siamo fatti così, il tema delle regole preventivamente ai bisogni non è sostenibile. Sulla sanità, anche qui siamo all'85% del bilancio regionale, ne siamo consapevoli, ed è anche per questo che tutte le cose che possiamo tentare di sbloccare, di usare la leva della defiscalizzazione, non su quella dei contributi, se no promettiamo, non è nostro mestiere promettere soldi, anche perché l'80% di quel ci rinuncio, di quel lascio stare, non è legato a un mancato sostegno economico,
è mancata ad un processo di riorganizzazione che riguarda gli enti locali, le imprese, il rapporto comuni, nuove province su cui ci vengo e regione, nel rapporto imprese e regione, nel rapporto io adesso qui se non ci sono più i giornalisti, diciamo non ci sono più i giornalisti. Io quest'estate ho rinunciato a fare, ho fatto la mia donazione, a Security Challenge. Nel senso che siccome ho avuto a che fare direttamente con un caso di SLA, una persona che ovviamente purtroppo oggi non c'è più, è venuto a mancare, questa cosa non mi andava, insomma, non mi andava anche perché insomma, il rapporto con la famiglia, la moglie, beh, questa cosa che vi racconto dà secondo me l'idea di dove e come bisogna intervenire. John era un medico di 50 anni, la beffa che curava i malati di SLA, ha preso la SLA per questo, e sua moglie che era un'insegnante tenacissima, una donna di una dignità mai lamentata, ma che ovviamente a causa del marito, del mestiere del marito, conosceva benissimo le procedure che doveva fare per avere risposte. Quindi, siccome la SLA è una malattia degenerativa, prima il trasportino per le scale, poi la carrozzina, poi quello per fare il bagno, tutte cose riconosciute al sistema regionale, passate dalla mutua, lasciate da il termine, no? Il distretto, tutte arrivate tardi. Tutte arrivate 25 giorni dopo che John aveva perso del trasportino la capacità di angolare, per la carrozzina quella di tirarsi in piedi. Allora, cosa ce ne facciamo di una regione che risponde ai bisogni, ne sostiene i costi, ma non è appropriata la risposta rispetto ai bisogni di quella famiglia lì? E la cosa che mi ha massacrato è quando la moglie, una volta che John è morto, mi ha chiamato per dirmi almeno qualcuno la viene a prendere la roba impacchettata. Ora, noi non liberiamo risorse perché stampiamo i soldi in Viale Aldo Moro. Liberiamo risorse se diamo appropriatezza alla gestione di queste cose. Perché è incivile che sosteniamo costi importanti, elevati. Poi diciamoci la verità, la pressione fiscale in questa regione è più alta per un motivo nobile, sul quale io voglio discutere con voi. Perché io ho messo addizionale IRAP e IRPEF per metterci sul fondo per un'autosufficienza quello che non ci sta mettendo lo Stato a livello centrale. È una battaglia giusta, da questo punto di vista è sciocco dire cacciata, rottamazione, trotello magico. Ma quel fondo per un'autosufficienza sta garantendo risposte come quella che vi ho raccontato. La facciamo questa discussione? Cioè noi guardiamo negli occhi i problemi e la realtà. È la cosa che vi invito a spiegare nei prossimi giorni, nelle prossime ore, anche perché questa partita è una partita, noi ci hanno consegnato un sondaggio ieri sera fatto il 2-3 di settembre, se vi dico che siamo un pochino più che in campo, che il problema non sono il numero dei segretari e dei sindaci, perché guardate, le persone hanno accesso a tutto il problema, non dipende neanche, badate, dalle capacità scarse del vostro candidato, dipende da una cosa. Il PD ha provato ad intendere Renzi come un punto di arrivo, un prezzo da pagare per rimanere se stesso. Renzi è un punto di partenza del cambiamento e le persone aspettano l'atto 2, aspettano il passaggio ulteriore, e il passaggio ulteriore siamo noi oggi. Noi ci stiamo caricando di questa responsabilità, non di essere più bravi, più toghi e più belli, ma di dire che il cambiamento comincia, e se c'è un governo che prova a contrastare le rendite, le burocrazie e le caste, c'è un gruppo di persone che prende questo messaggio e lo declina a livello regionale. Non è, cioè, la lettura di questa sfida è questa, l'ora in cui sei diventato renziano non frega nessuno, è il tasso di libertà delle proposte. Noi stiamo costruendo delle proposte perché non abbiamo, tra virgolette, impegni con nessuno se non con i nostri elettori e anche un po' con la nostra presenza. Cioè l'idea che sappiamo dove mettere le mani ha un costo. Le cose che vi dicevo della formazione professionale hanno un costo altissimo, perché vuol dire che la finiamo di pagare delle strutture, rispondiamo ai bisogni dei ragazzi. E potrebbe anche dire che cominciamo a dare i soldi non per il numero di corsi che fai, ma per il numero di occupati che generi. Ah, ma ci viene una bella virgola. Io non ho impegni. E quando gli spieghi queste cose, le persone si costituiscono, nel senso che, cioè, io stamattina ero a Ferrara, l'abbiamo detto in quattro che eravamo, c'era una piazza piena, perché aspettano, anzi dicono, ma allora non abbiamo finito, allora, cioè, non è che arrivati là, no, perché il senso della sfida è proprio questo, non cambia nulla se abbiamo fatto un
una grande escalation sul partito, sul governo, ma poi non sosteniamo nella quotidianità e nei livelli regionali questa azione di cambiamento, questo processo di trasformazione che deve essere stabile. Guardate, io credo che ci sia una sfida che va anche oltre, il livello regionale, l'Emilia Romagna. Noi stiamo cercando di salvare le relazioni di fiducia tra cittadini e la politica, perché quando sento le decine e decine, poi io la regione la conosco, un po' di cose le abbiamo fatte, l'altro giorno incontro dei dipendenti che lavorano in attività produttive e dicono: ma sai, non finanziano più la legge 20 da 5 anni e noi guardiamo le pratiche che avevamo lì. Cosa vuol dire? Eh sì, che la legge sull'artigianato non è finanziata, quindi se io avevo un contributo nel 2011 da liquidare, casomai gli chiedi un originale invece che la copia della banca. Scusami, dobbiamo dare i soldi da 3 anni? Ed è vero, eh? E poi alla fine tutto questo rimbalza sul politico, cioè che ti arriva la chiamata dell'artigiano e dice: a mi da der 48 mila euro, a me mandè netter foi, ma me manda cagher tot quanti. Perché poi questa cosa com'è che si sostanzia? Ma non è una barzelletta. Cioè efficientare un processo vuol dire che hai fatto una cosa che la legge, la quale prevede un incentivo di fiscalizzazione, l'hai portata a termine rendicontandola, bene, avanti il prossimo. Ma questo processo estenuante, per cui sì, c'è la copia, ma c'è l'originale della banca che fa investire tutto. Io penso di una regione, insomma, in prossimità, che torna ad essere in aderenza ai problemi, e ce la possiamo fare. È evidente che è una campagna elettorale preparata in una settimana, e anche con l'angoscia che vi ho fatto partire, che si fa, che è da farsi in 15 giorni. Io in 15 giorni provo a fare due cose fondamentalmente, siccome queste rilevazioni che abbiamo, che sono molto incoraggianti, ma ci dicono anche che più della metà non sa niente, non solo non sa delle primarie, non sa che c'è la regione, non sa che c'è la regione tanto, quindi siamo oltre la cosa. E l'altro giorno il partito mi ha detto: ah, noi non abbiamo mica i soldi per spiegare ai cittadini che sono le primarie, quindi non manderemo a casa, come abbiamo fatto, dei capi famiglia. E io ovviamente non è... Anche qui, guardate ragazzi, proprio la reazione è questa, il sorriso. Non voglio nessuno arrabbiato e scandalizzato perché si chiudono nel fortino. Sono loro. E io ho imparato a vedergli bene così, sono loro. Cioè, l'idea che la roba si apre, possiamo vincere noi. Anche se secondo me non serve che si apra moltissimo per farcela, come stavo dicendo. Però il punto molto serio è questo. Io tenterei di tenere alto il profilo anche di popolarità nazionale, perché ci ha aiutato a fare un po' di televisione, a fare qualche Gruber, qualche Ballarò, che faremo da qui al 28. È evidente che questo chiede a voi il sacrificio maggiore, cioè di essere voi a fare un grande lavoro di contaminazione, un po' virale, di gente che monta su. Faremo però una tappa per provincia, questo mi pare assolutamente necessario, che si, stoppiando Forlì e Cesena, se si conclude con una serata pubblica, aperta, dove io racconterò in maniera un pochino più dettagliata e un pochino più raccontata la regione che sarà se ce la facciamo noi, e dentro alla giornata che si conclude in questo modo mettiamo un po' di tappe su quel territorio significative. Allora, due cose. La prima, facciamoci venire in mente tutto quello che è significativo, belle realtà, belle esperienze, comunità di persone, imprese, famiglie, associazioni, perché unito al messaggio, al programma, c'è un'alleanza con l'Emilia Romagna che ci prova tutte le mattine. Proviamo a fare un'alleanza fino all'ultimo dei cittadini, benissimo le rappresentanze, benissimo i partiti, ma tentiamo anche di rinsaldare un po' questo rapporto. L'altro è un lavoro organizzativo a supporto di tutto questo, nel senso che ci stiamo organizzando con le banche dati che abbiamo, con i database che abbiamo, con le telefonate, gli elenchi, le risorse sono quelle che sono. Io sto cercando di caricarmi la realizzazione di un piccolo folder a tutti i capi famiglia in cui si dice che ci sono le primarie, perché noi ce la facciamo a farlo, e facciamo anche il livello di informazione che non fanno gli altri, facciamo il porto a porto, facciamo le telefonate e... Io la vedo lì, vedo voi che mi avete, devo dire, preso, perché ci sono dei momenti in cui, e del resto fare politica non per mestiere ma perché ti lega a qualcos'altro, può anche significare che tu
una sera vai a Cervia a fare un dibattito e speri di cavartene, tintano lì e ti fai capire. Volere o volare, è ora di andare. Quindi da questo punto di vista so che ce la faremo, non è una speranza vaga, perché è il nostro tempo, è anche la nostra responsabilità, non è solo una cosa, cioè vanno bene gli spumanti da stappare, ma poi c'è da tremare un po' i polsi, nel senso che la cosa che sto percependo è una situazione durissima, ma anche un potenziale di persone, di curiosità, di comprensione. Le persone comprendono, capiscono, l'importante è che tutte le volte non gli dici arriviamo noi, ce n'è per tutti, no, noi gli stiamo dicendo che non ce ne sarà per tutti, ce ne può essere per noi insieme, perché questa idea che ce n'è per ciascuno, proviamo a spiegargli che ce n'è per una comunità che si ripensa, fa sacrifici, la cosa anche un po' sta polemica di questi giorni col sindacato, con Confindustria, perché sto tentando di porre il fatto che se il governo rinuncia a 80 euro per lasciarle nelle buste paghe dei lavoratori, forse anche le rappresentanze possono ripensare le superfettazioni delle buste paga, i costi del lavoro che non sono pubblici ma sono del cosiddetto farastato. Questo non vuol dire rompere col sindacato, rinnegare le rappresentanze, ma è così difficile cogliere la necessità di ripensarci insieme, che è la necessità. Quindi io sono piuttosto convinto, motivato, e quando non sono carico chiamo Zoffoli, per cui è... E allora buon lavoro, buona spiaggia, buona domenica.